Finalmente, ragazzi, siamo pronti. Siamo pronti per il ritorno di qualcosa che ai tempi era qualcosa che sulla community Pokémon era incredibilmente innovativo e che nessuno aveva fatto. Un qualcosa che quest'estate si è sciolto e che adesso, data 16 ottobre, è stato ufficialmente riaperto con questo video. Ragazzi, per tutti voi che me lo stavate chiedendo, sì, la Creepyscape è tornata. È tornata con delle modifiche che sicuramente scoprirete entrando all'interno del gruppo, ragazzi. La Creepyscape, per chi non lo sapesse, è un gruppo Telegram nel quale ci siamo io più altri YouTuber tipo Luke o Tia, nel quale possiamo parlare tranquillamente del più e del meno insieme a molta altra gente. Gruppo che a causa di varie, diciamo, vicende legate ai membri esterni e membri interni è stato eliminato e che finalmente è tornato più forte che mai. Ragazzi, il gruppo si strutturerà e si organizzerà in modo diverso, ci saranno più admin. Per entrare, contattatemi con il mio, diciamo, username Telegram che trovate qua sotto in descrizione nei commenti. Non ci sarà il link libero per controllare meglio le entrate e le uscite dal gruppo. Potete mandarmi la richiesta tramite messaggio privato, io piano piano vedrò di aggiungere tutti quanti. Potete mandarle a me, ci sono anche altri admin che sicuramente potranno rispondere alle vostre esigenze. Detto ciò, ragazzi, io spero che questa notizia vi abbia fatto piacere. Vi ripeto, la cave sarà diversa rispetto a come l'avete lasciata. E quindi per i vecchi membri preparatevi per qualcosa di particolare, di nuovo e di sostanza sarà un pochino diversa perché abbiamo visto com'è andata la volta scorsa. Per chi invece non sapesse nulla di questo gruppo, beh entrateci, è figo, potete parlare con me, parlate con Rocket, c'è bella gente, ci si diverte, si banna a caso le persone, un po' così, si bestemmia ogni tanto. Quindi fate un salto, così si va. Io ho dei capelli di merda, lo so. E qui entra in gioco la voce fuori campo che dice: no, non si bestemmia nel gruppo, bannerò quelli che bestemmiano. Ciao! E nulla, ragazzi, giusto per farvi sapere che io ci tenevo davvero tanto al gruppo Telegram ai tempi come ci tengo adesso. E siccome è stato un progetto che io ho sempre sostenuto, perché ho sempre pensato che il rapporto tra youtuber e fan debba essere un rapporto più stretto rispetto a quello io faccio il video e voi lo vedete, io lancio il pane e i piccioni lo prendono, mi fa davvero piacere per l'appunto avere questo gruppo Telegram dove poter discutere con molti di voi. Spero che non finisca come il gruppo scorso che ho dovuto chiudere perché si era creata un'elite che poi andava ad escludere i membri magari più piccoli o di vecchio, in sostanza che andava ad escludere un po' di persone che uscivano perché non si trovavano bene. Sappiate che da questa volta con questo gruppo ci saranno delle modifiche, capelli maledetti, ci saranno delle modifiche, saremo più severi con i ban e in sostanza esamineremo molto meglio le situazioni all'interno del gruppo, anche perché ho raccolto gente che è più attiva di me magari all'interno del gruppo e che sicuramente potrà darmi una mano. E nulla, vi ricordo che per contattarmi e per entrare nel gruppo dovete per l'appunto scrivermi in privato all'username Telegram che trovate qua. Si sono dislessico oggi, non chiedetemi il motivo, ho anche registrato un episodio di Insurgency in cui non so parlare. E quindi nulla, ragazzi, io spero che questa notizia vi abbia fatto piacere. Dio, la dislessia. E nulla, per chi entrerà sul gruppo vi auguro una buona permanenza per l'appunto nel gruppo e per chi non entrerà, entrate. Perché sì, dai, è bello.